giornata di silenzio elettorale. L'intellettuale strilla solo percentuali a numeri neutrali. Le opinioni fanno finta di far male. In una giornata di silenzio. Malcurata libertà, non sai scegliere fra Pepsi e Coca. Piangi la necessità, hai la fame. Mamma mia, una novità, ma non sono pronto ancora. Signorina, chiedo scusa, perché già il mio turno e non ho scelto ancora bene i gusti del gelato. E nella lista delle preferenze non ci sei. Dammi una giornata di silenzio elettorale. Cittadini attenti, non andatevene al mare, non andatevene al mare. E poi domani no, ci sarà più nemmeno il rumore interferente di partite in AM, di partite in AM. Mamma mia, una novità, ma non sono pronto ancora. Parli tu con la tua faccia, sporca di farfalla, mi convinci un po' a sfidare il deserto. A sfidare il deserto. Colpisci, spingi, mi avviso imbarazzato, riflesso sulla vetrina, intimissimo. Per un regalo dell'ultima ora. Fuori dal vetro, la guardia giurata, il credito agricolo scherza, spara mani in alto. All'ausiliario del traffico. Riesco a intuire la qualità dei vostri discorsi, dal cerchio di mozziconi e mozziconi di frasi con finali mila euro. Dammi una giornata di silenzio elettorale. Dammi una giornata di silenzio elettorale. Ecco una giornata di silenzio elettorale. In una giornata, una giornata. I FU a Bunker TV, grazie di essere venuti. Grazie a te. Stasera ci avete suonato due pezzi dal vostro ultimo album. Quali pezzi? Raccontateci. Allora, abbiamo suonato Il Sabato del Silenzio, che è il primo singolo che è uscito di questo disco, e poi di cui c'è anche un video prodotto da Monkey Factory, giusto Debe? Bravo. Che sta girando un po' su web da un po' di... Regista Pier Francesco Collinelli. No, Francesco Collinelli. Sbaglio sempre. E l'album Ho Trovato Godot? L'album Ho Trovato Godot e l'altro pezzo che abbiamo fatto è Cleaning Song. E raccontateci un po' cosa abbiamo lì in mezzo tra di noi. Svelateci almeno una parte. Beh, qui in mezzo abbiamo metà disco praticamente. Metà disco perché di fatto c'è l'ovetto Kinder, che è quello in cui noi troviamo il Godot.
ma di fatto poi dentro l'Ovetto Kinder cosa vuoi trovare? Cioè non è che alla fine ti puoi trovare chissà quali sorprese che ti cambiano la vita. E quindi di fatto l'Ovetto Kinder è sostanzialmente vuoto ed è solamente così, una icona pop che diciamo fa passare questa idea del Godot, che è un'idea molto alta, molto importante, insomma il Godot rappresenta un sacco di cose che possono essere molto importanti, in questo contenitore pop proprio di bassa lega che sostanzialmente non c'entra niente. E voi lo trovate davvero nell'album? O? No. No, è una provocazione, appunto, una provocazione per raccontare questa ricerca, questa aspettativa di qualcosa di grande, importante, questa ricerca continua che poi alla fine è una ricerca che è sempre al ribasso, in cui siamo un po' tutti, rivediamo tutti al ribasso le nostre aspettative finché troviamo questa cosa fondamentale dentro un Ovetto Kinder. Cioè, questo è il vostro... Che è di plastica poi, quindi neanche di bassa lega. Di plastica, esatto. Questo è il vostro terzo album insieme, se contiamo anche l'EP del 2006. E voi, la formazione è la stessa dal 2006 o...? No, ci siamo avvicendati un po' di passaggi, un po' di cambi, persone che sono entrate, che sono uscite, però diciamo che è rimasto sempre l'assetto a 6 persone, quello sì. Cioè nel senso come assetto di strumenti, come band è rimasta più o meno la stessa. Ecco. Infatti quindi stasera chitarre... in acustico, ma non è normale per voi? Ma diciamo che lo sta diventando, perché comunque ci stiamo proponendo diverse volte anche i set minimali così, anche un po' più raccolti, un po' più intimi, e comunque ci piace, cioè facciamo, la band è strutturata per suonare in elettrico, di fare un bel bordello, cioè di fare un bel... i nostri noise, con tutti i synth, i fuzz, mancavano i synth stasera, i synth, però cioè, comunque poi dopo ci piace anche farle così le canzoni, perché rendono anche chitarra e voce, ci gratifica molto, ecco, anche farle così. C'è un filo conduttore tra i vari album, e se no come cambia questo filo nel tempo? Ma musicalmente direi di sì, cioè comunque i modelli a cui ci ispiriamo, i gruppi a cui ci ispiriamo erano gli stessi, sono ancora, cioè i riferimenti sono ancora quelli, un po' l'indie. Datecene qualcuno. Ma è indie americano, tipo nomi. I Grand Daddy, Flaming Lips. E chi più ne ha più ne metta, su quelli sì, Io La Tengo, in Pavement, quei gruppi americani lì, quindi cioè, più o meno quel modello lì è rimasto. In questo disco qua abbiamo inserito anche dell'elettronica in maniera un po' più convinta, grazie anche alla produzione artistica un po' più seguita, un po' più diciamo voluta, cercata e realizzata con Absent, Ettore Bianconi. Absent. E quindi cioè, questa comunque l'elettronica è stata inserita in maniera un po' più studiata, un po' più ragionata, cioè, più convinta, ecco. Certo. E anche alcune scelte comunque diciamo è un disco molto più curato rispetto a quello precedente, che invece era un po' più magari ingenuo, un po' più il primo disco chiaramente. Questo qua invece è un po' più curato, come suoni, come la produzione si sente e anche la registrazione. Come nascono le canzoni? Iniziate da testi? Ma io scrivo delle canzoni, le porto in saletta, la scrittura parte a volte dai testi direttamente. E noi li stravolgiamo. Esatto, loro li stravolgono e poi dopo si fa l'arrangiamento in saletta, si fa la scrittura. Dal testo. Sì. Ma dipende, a volte dal testo, nel senso che ho in mente delle parti ritmiche già con le parole già fatte, quindi, e quindi nasce prima il testo cantato nell'orecchio, poi dopo si corre a casa a cercare una chitarra giocattolo per mettere gli accordi. O insomma qualsiasi cosa, oppure vai da Giugi e dici oppure a volte Giugi mi spedisce delle cose nei giri di... Voi presentate l'album adesso a febbraio e poi lo portate un po' in giro in promozione, suppongo. Sì. Avete già un tour stabilito, delle date? Sì, abbiamo già diverse date, cerchiamo di... presentiamo il 13 febbraio e... abbiamo diverse date e cerchiamo di portarle in giro nella maniera come il Godot,
sostanzialmente il Godot si adatta un po' a tutto, no? È una cosa che è modulare, un po' come una mensola dell'IKEA, no? Cioè, si adatta. E anche noi cerchiamo di essere modulari, ci sono situazioni come queste acustiche, situazioni elettriche, situazioni ancora più intime in cui c'è solo chitarra voce, però insomma portiamo in giro. E chiedi di chi è Gogo? Beh, ci sono qua. Beh, meglio dire che sono i due vecchi sotto l'albero. Sono i due vecchi sotto l'albero. Meglio dire che sono i due vecchi sotto l'albero che aspettano questi coglioni. Però insomma, in realtà credo che proprio questa modularità dell'idea di Godot, che si adatta a cose molto alte, a cose molto basse, c'è anche un po' nei nostri pezzi. I nostri pezzi sono ad una prima lettura possono essere anche incomprensibili, francamente, poi possono essere ironici, poi una lettura dipende un po' dalla voglia dell'ascoltatore di come si appoggia al pezzo, se si appoggia di spigolo, di lato, di fronte, però sì, io credo che noi siamo i due vecchi che aspettano. Ma assolutamente sì, fra l'altro ho trovato Godot anche autoironico, nel senso che avendoci messo tanto tempo a farlo, alla fine il disco era diventato proprio una si aspettava, cioè proprio un aspettare, è un proprio un parlare del disco alla fine, e poi invece alla fine abbiamo detto no, adesso lo facciamo e via. Quanto è durato il parto ma la scrittura è durata tanto, devo dire, perché tra la scrittura e la scelta, perché comunque tante cose poi le abbiamo curate, selezionate fino alla fine, non ci siamo mai accontentati di mettere dentro le cose, cioè i pezzi erano quasi cestinati subito, nel senso che volevamo un set che ci convincesse tutto per tutto, e che comunque le canzoni fossero anche legate assieme da un filo conduttore, sia musicale che di senso, di concept, come si diceva. Certo. E l'uovo ritorna, e quindi, anche sulla copertina? Sì. Chi l'ha disegnata? L'ha disegnata Rita Vargiu, Brillant. Brilliant, sì, è l'agenzia. L'agenzia che... raccontateci la copertina, che è notevole, l'uovo è sempre lì. Beh sì, è l'uovo, l'uomo uovo, è un po' la nostra icona diventata, e rappresenta bene, insomma, l'ovetto Kinder, perché la canzone poi dice che il Godot appunto lo trova nell'ovetto Kinder, e quindi ci è piaciuta subito, proprio ci ha fulminato la copertina. Giovedì a Loibo la prima data, e non so se la puntata sarà già uscita, eventualmente sarà postata sotto, ma tanto lo sanno che è registrata, e noi veniamo a vedervi giovedì a Loibo. Grazie. E poi alle prossime date, e speriamo di rivedervi qui a breve. Speriamo. Grazie a voi. Mille di essere venuti. Grazie a voi. Bello far girare gli assessori del comune, sorridere alle impiegate dei servizi cimiteri. Rispondevi ironico, le mie transamina si spizzano verso niente ed occidente. Pensativi anionici mi fanno ballare, mi fanno sballare, ci fanno ballare. Fanno sballare. Bello far girare gambe e braccia nei locali, collezionando fritte ammoniacali. Le mie transaminasi schizzano verso niente ed occidente. Parametri incommensurabili.
anno sballare.